Bene, grazie a voi e con profonda emozione e orgoglio che sono presente a questo tavolo questa mattina. Di solito i ringraziamenti e i complimenti si lasciano alla fine, io invece ho deciso di anticiparli non solo con i complimenti ai nostri atleti tutti, che sono direi ai massimi livelli mondiali per quanto riguarda lo sport in generale, in particolare agli atleti medagliati Enzo Masiello con Tommaso Balasso e a Gian Maria Dal Maestro che ha conseguito oggi una medaglia importante che dà ulteriore lustro a questa spedizione paralimpica italiana. Farei anche un applauso ai nostri atleti. Sono loro che faticano e che si impegnano e facciamo le cerimonie. E i ringraziamenti in particolare al Comitato Paralimpico Italiano che in questi anni sotto la guida di Luca Pancalli e Marco Giunio De Santis ha dato dimostrazione di una grande vitalità, di una grande capacità di costruire qualcosa che in Italia non era sufficientemente affermato. Hanno dimostrato con i fatti come si può costruire un percorso con non molte risorse a disposizione, con le difficoltà che si vivono quando si vuole costruire una grande impresa e soprattutto, lo voglio sottolineare, con quella umiltà, con quella capacità di ascoltare, con quella volontà di confrontarsi con tutti che è alla base di qualunque grande impresa ed è alla base del fatto che INAIL ha deciso, proprio partendo da questo rapporto di sintonia, di amicizia, come giustamente ha sottolineato Luca Pancalli, questo rapporto di totale condivisione di un obiettivo, INAIL ha deciso di ritornare ad investire, anche se il termine non è bello, ma è comunque un fatto importante, ad investire in una sinergia nella quale crede molto e che non è un fatto episodico, ma è l'inizio di un percorso che si era interrotto perché purtroppo l'attività riabilitativa dopo la riforma della sanità degli anni 70 era stata tolta all'INAIL. Nonostante il nostro istituto avesse una grande tradizione, Luca ha ricordato che alle Olimpiadi del 1960, di Roma 1960, di cui quest'anno ricorre il 50° anno, INAIL era presente con la squadra, con la sponsorizzazione della squadra paralimpica italiana. Perché Antonio Maglio, che era un medico dell'INAIL, aveva avuto l'intuizione nel 1957 di dare vita al centro sportivo di Ostia, che era diventato un'eccellenza a livello italiano e mondiale per il recupero delle attività motorie, dei disabili da lavoro e non, e aveva dato dimostrazione di come attraverso lo sport si potessero recuperare quelle disabilità ritenute un fattore di esclusione dalla società, fra virgolette, attiva. Con questo biglietto da visita, INAIL si presentò alla manifestazione del 1960 e iniziò un percorso che poi sfumò nel corso degli anni 70. A distanza di 40 anni, INAIL, con un governo che sta credendo nell'attività dell'istituto, recupera la funzione medico-riabilitativa e quindi nascono i presupposti affinché l'istituto ritorni ad investire in un rapporto di sinergia proprio con il Comitato Paralimpico guidato da Luca Pancalli. Diciamo qualcosa dell'istituto perché non tutti magari conoscono INAIL, non sanno di quale struttura è dotato, non conoscono bene la sua articolazione. Diciamo che oggi INAIL insieme ad IMSS è uno dei due pilastri del welfare italiano, una grande struttura nazionale, siamo circa 11.000 oggi, abbiamo 240 sedi su tutto il territorio, abbiamo un patrimonio direi abbastanza sostanzioso sia in termini di cassa, sono 15 miliardi di euro e un patrimonio immobiliare di 4 miliardi di euro più o meno, questo per darvi l'idea della potenza finanziaria dell'istituto. Ma soprattutto abbiamo un capitale di risorse umane e tecnologiche che è veramente da invidiare. Lo dico perché Luca Pancalli mi confidava un paio di mesi fa di aver avuto un po' paura della,
della potenza dell'INAIL, perché ovviamente una struttura così grande, articolata, complessa, qualche volta può avere delle logiche che non si sposano perfettamente con strutture molto più piccole, più agili, più flessibili. Ma io l'ho rassicurato immediatamente. L'Istituto non ha nessuna intenzione di prevaricare alcunché. L'Istituto vede questa sinergia con grande apertura mentale, con la volontà di costruire insieme un percorso, ma che sia un percorso totalmente e assolutamente condiviso. Il nostro obiettivo, ovviamente, è quello appunto di percorrere questo percorso. La prossima tappa sarà Londra 2012. Da qui a 2 anni faremo, direi, notevoli investimenti, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto organizzativo e tecnologico. Il professor Carletti è stato chiamato da me a dirigere la direzione centrale riabilitazione, perché è una persona esperta, è una persona competente, è una persona che sa parlare e confrontarsi, esattamente come spero di essere io e sicuramente sono loro. Ma è una persona che crede fortemente in questo investimento, in questa sinergia. Per noi è un orgoglio, è una possibilità, è soprattutto costruire un vero team, un vero gruppo che abbini le capacità economiche e tecnologiche di un istituto alla funzione sportiva, al Comitato Paralimpico, che sempre più assume importanza nel nostro paese, sempre più dà un segnale pulito, positivo a persone che apparentemente sono tante, lo ha ricordato Luca, quest'anno ancora saranno 950.000 gli infortuni sul lavoro, in calo, in discesa, ma comunque un numero considerevole. Ovviamente e fortunatamente molti, la stragrande maggioranza, sono infortuni di lieve o relativamente lieve entità, ma ci sono pur sempre infortuni gravi e che portano a una sostanziale diminuzione delle capacità lavorative e motorie dell'individuo. Ecco perché l'INAI ha tutto l'interesse a stimolare questo accordo, questa sinergia, ha tutto l'interesse a investire nello sport, ha tutto l'interesse a costruire un percorso che veda nel centro di Budrio, vicino a Bologna, che è il nostro centro tecnologico di riferimento, un punto di eccellenza per tutti coloro che vedono in INAIL e nel Comitato Paralimpico la possibilità veramente di costruire una carriera sportiva di alto e di altissimo livello. Stiamo pensando, e lo dico e lo aggiungo, a una squadra nazionale sponsorizzata da INAIL, con risorse messe a disposizione, sempre in collaborazione con il Comitato Paralimpico, che assolutamente sarà lasciato libero di portare la sua competenza e il suo know-how organizzativo alla gestione di quella che sarà una gestione assolutamente chiara, efficace e limpida di soldi che sono soldi pubblici, non dimentichiamolo mai, e di questo noi siamo portatori di responsabilità. Ma soldi pubblici che devono essere molto ben investiti, molto ben utilizzati per restituire al nostro Paese una parte importante a coloro che vedono in questa sinergia un salto di qualità nella gestione dello sport italiano. È con questa premessa che ovviamente io ho voluto essere presente qui a Vancouver, seppure con qualche giorno di ritardo, dovuto al fatto che ho partecipato all'inaugurazione di un grande investimento fatto da INAIL, sempre in campo sociale. Abbiamo costruito il DBIT2, il Dipartimento di Ingegneria Molecolare del San Raffaele di Milano, l'abbiamo inaugurato proprio nel 90° compleanno di Don Verzé, domenica 14 di marzo, alla presenza del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, durante il suo intervento, ha avuto parole di elogio per l'Istituto e ha fatto una grandissima apertura per il ritorno agli investimenti del nostro Istituto, che purtroppo aveva avuto uno stop nel corso di questi ultimi 7 anni. Significa che il governo e il Paese credono in noi e noi faremo di tutto per cercare di non dispernere questo patrimonio di credibilità che ci stiamo costruendo. Ricordatevi, la credibilità è qualcosa che non si deve mai perdere, perché persa la credibilità è difficile
riacquisirla è difficile riguadagnarla. Io sono convinto che anche attraverso questo accordo, anche attraverso questa sinergia, INAIL e Comitato Paralimpico proseguiranno sulla strada di grandi risultati e già a partire dal 2012 Londra potremo vedere sicuramente un salto di qualità di questa sinergia. Grazie a tutti.